Ci siamo? Direi di sì. Ragazzi, ho scaricato Streamlabs OBS ed è Madonna se non è l'archè. È una meraviglia. È davvero praticamente è quello che ho sempre sognato, ovvero OBS collegato con Streamlabs. È uscito da pochissimo. Questi giorni e l'ho scaricato solo ora. Sono veramente felice. Faccio un piccolo test. Perfetto, è davvero perfetto. Credo, spero che magari mi occupi anche meno CPU di OBS normale. Anche se temo che me ne occupi di più per quanto lavoro fa. Vabbè, dai, vedremo un po'. Anche se sarebbe veramente, veramente il massimo se lo utilizzassi lì sul computer portatile senza aprire la live da Twitch, potrei tranquillamente vedermi da qui perché è come se stessi guardando la live. Sostanzialmente funziona anche la chat, come ho appena scritto in prova. Meraviglioso, davvero. Davvero meraviglioso. Sicuramente per un setup di streaming migliore è molto, 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 molto comodo. Intendo dire, se magari potessi avere un secondo schermo. Certo, con un secondo schermo farebbe un po' di fatica di più il computer. Però voglio dire, sicuramente sarebbe tantissimo utile se dovessi scaricarlo lì. E lo farò prossimamente. Non lo faccio adesso perché non me l'aspettavo di riuscire a farlo entro stasera stesso. Penso di doverci perdere un po' di tempo. Invece è stato molto, molto immediato. L'ho scaricato adesso stesso, è molto comodo. E niente, si può anche editare tranquillamente il titolo della live. È meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. E stream, sicuramente non sarà come avere l'OBS per registrare, ma immagino che si possa anche registrare, sicuramente. Facciamo ad esempio un cambio di prova. Le scene cambiano molto velocemente. Davvero molto molto utile. C'è stato neanche bisogno, credo, di modificare la webcam, no, la vedo abbastanza fluida, nel senso le impostazioni sono sempre quelle. È stato molto molto semplice. Vediamo un attimo. Allora, se volessi ad esempio. Ok, questo si può fare. Ok, beh, queste sono altre cose che al momento non mi servono. Grande, buongiorno. Sto testando un nuovo software, diciamo così, per lo stream. Mi piace un sacco, devo dire. Praticamente è quello che usavo prima, OBS, soltanto che è messo insieme con Streamlabs e hanno fatto Streamlabs OBS ed è quello che stavo cercando perché mette tutto insieme, invece devi avere tanti programmi aperti. Ovvero, oddio, cioè nel senso, devi comunque avere altri programmi in sottofondo, però questo è molto molto comodo, senza che ogni volta vai da una parte all'altra per cambiare. Per esempio dovevo andare lì prima sul portatile perché dovevo, per dire, che non so, cambiare la live, cambiare il gioco. Adesso posso farlo tranquillamente da qui. Porca miseria, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Quasi starta, ok, di quasi chiudere la live. No, come avevo fatto prima? Settings? No, di qua no. Ok, da qua. Ok, si può cambiare il gioco. Se io per esempio scrivo Overwatch, vediamo se lo trovo. Sicuramente sì, eccolo. Eccolo, sì, Overwatch, perfetto. Vabbè, non lo cambio, era giusto per una prova. Soltanto una cosa vorrei un attimo. Avevo visto, se non erro, che posso fare anche i test da solo. Guarda, fenomenale. Invece ogni volta prima dovevo aprire internet per cercare la pagina di Streamlabs per fare il test. Adesso lo posso fare comodamente da qui. È bellissimo ragazzi, veramente. Per uno streamer come me, nel senso, per uno streamer in generale, credo che ha sempre usato OBS e Streamlabs come programmi separati. Questo è veramente wow, veramente. Il nirvana, signori.
Sì, comunque Gio, meno male che ieri non ci sei stato perché è stata una delle live più disastrose della mia eternità. Sì, no, ieri ho chiuso la live tiltato, arrabbiato, vabbè, forse non tanto tiltato quanto... come devo dire, ero proprio giù di corda, ero demoralizzato perché le placement sono andate male, ma non è tanto perché siano andate male in sé per sé, ma tanto perché... Ah, se ti vai a vedere la live di ieri, non tanto per quello, tanto perché, ok, le placement sono andate male, ma ne ho perse 9, ne ho perse 9, 9 su 10, sono vinta soltanto una. È stato frustrante, poi, ma il modo in cui le abbiamo perse, non ero da solo, eravamo in tre con un amico francese e un altro ragazzo italiano che comunque conosci anche tu, abbiamo giocato spesso, soprattutto... Da adesso che c'è stato l'evento, ma è stato veramente frustrante. Io, cioè, mi ha piazzato 2474. Cioè, quando ho visto che ho perso più di 150 punti, sono messo le mani nei capelli e ho detto basta per oggi, basta. Cioè, 5 partite perse di fila. Guarda, no, ti dico, ecco, guarda la tua reazione adesso, immagina ieri com'è stata la mia reazione. Infatti quel ragazzo mi diceva, tu sei, hai una sfiga incredibile, sei cursed, mi diceva, sei maledetto, è quasi una maledizione. Perché veramente abbiamo perso le partite che è da mettersi le mani nei capelli, cose che a Platino non puoi vedere, gente che ultava senza un senso. Ho visto cose che voi umani non potrete mai immaginare, disse nel film. Vabbè, perciò ti dico, non tanto il tilt quanto la frustrazione proprio delle placement, ragazzi. Poi, vabbè, adesso mi mancano 3 punti, credo, 4 punti per ritornare a Platino. Perché oggi ho giocato una partita con Tio, l'abbiamo vinta. Poi abbiamo giocato un'altra, abbiamo pareggiato purtroppo, altrimenti sarei tornato direttamente in Platino. Ma almeno quel numeretto... No, ha ragione. Scusa, porca miseria, mi hai scritto messaggi? Sì, hai ragione. E sto parlando... Ah, eccolo. Arrivo, scusa. Vabbè, no, stavo parlando di questa cosa e non ho proprio visto i messaggi. Sei su Discord? Ah, ma cazzo, parla, maledizione, parla. Perché non parli? Non puoi proprio parlare? Nessuno, neanche una vocale, almeno per dirmi ciao. Comunque, diciamo, lui l'ha detto tanto per, nel senso, curse per maledetto intendeva quello. Va bene, dai, va bene. Comunque, nel caso se devo rispondere alla live, capisci se non dico cose che interessano il gioco. Sì, no, sta arrivando, dai, bene, tranquillo, tranquillo, calmati, forse. Gio, allora io vado sul Rainbow, faccio qualche partita lì, poi si vede. Caso forse dopo vado su Fortnite, se ti va, o Overwatch, ci sentiamo più... Nel senso, stai tranquillamente sintonizzato che poi, se vuoi, ci uniamo dopo in partita. Arrivo, eh. Vabbè, mi sembra che il gioco l'ho anche aperto, tra l'altro. Eh sì, sta aperto. Ecco. Ah, mi ha invitato. Ok, andiamo. Comunque, messer Antonio, calmati, eh. Ti vedo molto agitato, eh. È stata la partita biliardo a biliardino, ti ha agitato. Valkyrie Elite. Vabbè, non lo so, mi avessi scritto subito in live, l'avrei letto subito, no? Se sto in live non è che posso leggere il telefono con facilità. Lo sai che in questi casi devi scrivermi lì. Lo so, dico, se appena eri entrato, se mi avessi scritto subito, sarei venuto subito. Perché non ha cambiato l'icona del mute? Non ha cambiato tutte le icone più o meno. Ma io ho missioni da fare.
Vabbè, dai, iniziamo semplice, easy con Smoke. Grande, grande, Joe, grande. Vabbè, dai, che cazzo. Fa niente, dai. Va benissimo, Smoke. No, comunque no, non l'avevo letto. Fa niente, dai. Buongiorno. Fammi iniziare con Smoke, piano piano, che vai da un rodaggio. Piuttosto, mi senti bene? Tranqui, Joe, tranqui, quando ci sarai. Tanto adesso sei mod e hai il potere. L'altra sei un mod sub, c'è cioè nessuno meglio di te, Joe, nessuno. Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Vabbè, fa niente, dai, tranquillo. Adesso dobbiamo un attimino. Che? Ah, non volevo tosto. Dobbiamo un attimino scaldarci. Barricando la porta! Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Joe, dimmi se si sente troppo alto il volume. Che penso proprio di sì. Mi sa che mi conviene abbassare un pochettino il volume proprio del desktop. Facciamo 5-4. Ah. Tranqui, tranqui. Hai Contenitore di biorischio a tutti i fatto costi. bene a riposarti. C'è ancora una barricata, Anto, l'ho messa da qualche parte, che dici? Si può ancora barricare da qualche parte? No, qui no. Qui neanche. Oh sì, qui! L'ho abbassato un pochettino, dimmi se devo abbassarlo ancora. Se no. Il fatto sai che io dovrei sentire, perciò vorrei sapere se devo abbassare. Merda, ho preso il nostro. Il coso nostro ho preso. Il gemmer. Il Jagger. Quello che cavolo è. Gio, tu ce l'hai Rainbow? Se ti vuoi venire giochiamo, eh. Forse te l'ho già chiesto la prima volta. Ma dici che devo alzare un po' il microfono mio? O basta abbassare l'audio al desktop? Ma lo abbasserei, eh. Rimasto. Minchia. Il nemico sta prendendo il contenitore. Se lo compri me lo dici. Se lo compri me lo dici che poi ci facciamo qualche partita insieme. Senti, allora. Abbassa un attimo. Allora, facciamo una cosa. 5-8 e il mio volume lo metto così. Dai. Dovrebbe essere un pochettino sistemato adesso. Tranqui, tranqui. Tanto la prima è sempre di riscaldamento. Vabbè, in ogni caso lì non potevo fare niente io, eh. Che cazzo l'ha vista quella? Dovete trovare il contenitore di biorischio. Sì, vabbè, ma non è che. Cioè, ok, il castle va bene, ma il castle te lo buttano anche a terra, vuol dire, eh. Non è che è immortale il castle. Anche se ci fosse stato il mute. Ben fatto. Eccoli. Contenitore di biorischio trovato. Secondi.
Inserimento tra 5 secondi. Contenitore di biorischio individuato. Raggiungete. Un attimo allora. Ok, se mi va bene, va perfetto. Oh, che cazzo. What the fuck? Ok. Questo l'hanno aperto. Fornisco soccorso ad alleato. Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. Difendete la stanza e proteggete il contenitore. Nico all'esterno. Attività nemica. Consentite di difendere la stanza. Aiutami. Stiamo arrivando. Aiutami. Stiamo entrando, sì, stiamo entrando. Ecco, dove stavo? Dai, Ormai, l'operatore alleato rimasto. Squadra d'attacco eliminata. Ci stanno aprendo, porca miseria. Che vuoi che prendo? Che canzone hanno messo? O tu me l'hai messa, Joe? Che cazzo? Sì. Mettili al centro. Barricate la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Al centro di cosa? Non ho letto bene. Ah, qui devo metterli. Io di solito lo metto uno qui. Il drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio. Jammer pronto. Poi uno lo mettiamo. Dove l'altro castle dove sta? Ancora 10 secondi. Dove l'hai messo l'altra barricata castle? Mancano 5 secondi. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Vabbè, sul ping. Vabbè, non va bene qua, devi metterlo. Non lo metto. Ok. Allontanati dal muro. Lo so. Ora rinforzato. Di K cose. Sopra siamo a posto? Sì, ok. Più o meno. Mettine uno qua. Non mi uccidono. Non vedo niente con sto mirino, porca miseria. Dove stanno? Thank you.
vacca. Un operatore alleato rimasto. Jäger up, sì, mo ce lo dice. E a parte che non sta sopra, stava sotto. Dove l'ha visto? Bellissimo. Difensori eliminati, missione fallita. Madonna. Dice questo, penso che devo fare. Ragazzi, obiettivi, ok, no. Scusa, ma non ci sono più le ricompense normali di prima? Ah, le sfide club, ok, eccola. C8, CSG9. Vabbè. Comunque ci sono canzoni da rock ovunque. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Io penso a giocare, tranquillo. Non è colpa mia se ci hanno triggerati di brutto tutte e tre le mappe. Semplicemente erano bravi. Ottimo lavoro, contenitore di biorischio localizzato. Inserimento tra 5 secondi. Raggiungete la posizione del contenitore di biorischio. Chi ce l'ha? Ok. C'è una camera qua vicino. Mi è diviso tutta cosa. Porca miseria. Stop.
Ti sto osservando. Vediamo se abbiamo camere a favore. No, con la tua c'è, basta. C'è qualcun altro, forse riesco a spottare qualcosa. Sì, c'è uno. Eccolo, c'è Ibana spottata. Scusa Ibana, sì. No, che cazzo dico, si va in onda. Questo è capitato nella trappola, è capitato nel fiozzo nostro. Eccola qua. Ah, che sta 10 minuti che sta lì il termite, ancora devi ucciderla. Ma mo li va la capire, lo uccide, sai, guarda, sai. Davanti sta da. Ricarica. Ecco. Uomo per la squadra alleata. Allora dovrebbe esserci la caveira là dietro. Ho ucciso il termite nostro. Eccola, eccola qua. Madonna, in testa ce l'avevi. Mannaggia, come cazzo. Ti giuro che ce l'avevi in testa il mirino. È impossibile. Non so, saranno stati frame, boh. Non so che dirti. Ce l'avevi letteralmente in testa, sotto mirino. Vabbè, fa niente, dai. Sì, ma tanto si sa che sto in gioco ogni tanto. Sì, no, a volte. Boh. A volte è buggata la kill, ma a volte è buggato proprio il gioco. Cioè, non so. Lo prendi, non lo prendi, non si sa mai. Boh. A volte ti prendono e non sanno manco loro come fanno. Per sbaglio ti prendono. Va buon. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Difendete la stanza. Io sto con Valkyria, porca miseria. Mi scoppiano già adesso. Allora, sai che faccio? Ne metto una qui, perché se entrano li vedo direttamente. L'altra la metto dall'altra parte. Intanto qui non entrano, la metto. Qui ce ne dovrebbe già essere una. Qua vicino, infatti ce n'è una, la metto dal lato opposto. Però. La metto qui. Ma ha visto la telecamera quella, mannaggia. Siamo a 5 secondi. Non riesco a toglierla io. Non riesco a toglierla, sta troppo alta. Posizione contenitore di biorischio ignota. Vabbè, però hanno capito dove stiamo sicuramente. Io una la metterei. Mannaggia, quella botola sempre. C'è la botola del bagno che non è barricata, come sempre. Mai la barrichiamo, mai. Rischioso questo movimento. Allora, qui dovrei barricare ancora. Non ho letto, mannaggia. Ma perché i messaggi scompaiono da sta cazzarola di chat? Non ho fatto in tempo a leggere e scompare subito il messaggio. Che è scritto? Ha scritto qualcosa? Mi scrivi in caso, tanto. Cioè, non so se era per me il messaggio o per qualcun altro. Il contenitore di biorischio. Almeno Overwatch, se mi invio le rivedi. C'è il Twitch. Lo so, ma ho bisogno di uscire. Cioè, si può tranquillamente uscire da fuori per barricarla sul tetto. Ah no, aspetta. Ma è vero, non si può uscire, ti dà. Sì, è vero, è vero, è vero.
Oddio, potresti anche rischiare di uscire volendo, però non avrebbe senso. Vediamo un attimo le cam. Eccolo, spottato. L'ho presissima. Perché è vivo ancora? Dai, è impossibile che ancora viva. Sono in tre. Sei ancora lì? Dall'altra parte. Porca miseria. No, è crash. Mannaggia. Tu sei crashato dal gioco o da internet? Buonasera, salve Panino. Va bene, no, domani no. Oddio, sì. No, domani non c'è VOD, già. Ti ricordi? San ha detto che non c'è domani. Cioè, e neanche mai Magic. Pavo ha detto che ci sarebbe stato tanto pomeriggio. 15 secondi. Un operatore alleato rimasto. Dai, mannaggia. Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio. Isalf. Restano 5 secondi. Ultimo attaccante rimasto in vita. Sventate ulteriori accessi al contenitore. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Comunque, bel nick. Complimenti. Ma non sto capendo dove sto. Anto, mi senti? Sì. Che devo fare? Continuo o lascio? Così riniziamo insieme. Che mi sa che non essere potuto joinare, no? Dove cavolo sta? Ok. Va bene. Sì, dovrebbe. Ah, di solito il giovedì, solo che Papa ha detto che non c'era, poi con gli orari di Sunday non ci troviamo, eccetera, eccetera. Sì, ho visto che l'ha buttato fuori, ma non ho capito perché, sinceramente. Che hai combinato? Sei crashato di rete? Ma da Discord non sei crashato, però, no? Missione. Peccato perché l'abbiamo vinta il round. Vabbè, pazienza. Bella Gio. Ci becchiamo questi giorni. Ah, vabbè, da Discord non ti sento se crashi, giustamente. Che mi stai parlando? Termite. Commetto che... dai, vado di Thatcher. Che c'è Ibana, andiamo di Thatcher. Ovviamente Ibana sei tu. Won't you be a Brun Star? La serie, proprio. Oggi di qua sempre. No, peccato, potevo metterlo come titolo. Vabbè che l'avevo usato l'altra volta. Il titolo di oggi è Partiamo con gli arcobaleni. Dai, semplice semplice come titolo.
Peccato, peccato, potevo essere di Sukanza anche io. Però poi non vorrei che mi plagiassero, capito? Cioè, non che mi plagiassero, che mi denunciassero per plagio di titoli. Ce l'abbiamo usato una volta, direi che può bastare. Conferma, lo spazio è Trovato? stato Ottimo. trovato. Ah, nell'altro edificio sta. Sto inserendo 5 secondi, sto inserendo. Ostaggio trovato. Vabbè, non me ne frega niente tanto. Andiamo. Ehi, Bana, non ti perdere che ti devo seguire. Wait, Ivana, wait, guys. No problem. In upstairs, Capcan. Al solito ci accecano qui. Upstairs, upstairs ha detto, sopra. Assurdo, con un quarto di vita sta. Ma come? Ma che cazzo? Boh, vabbè. Guarda quest'altro, guarda quest'altro, guarda quest'altro. Guarda quest'altro. Guarda, guarda, guarda. Spera di fare questo qua. Con i lads. Cosa? Fumogeno. No, 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 no. Un operatore alleato rimasto. Un genio. Davvero un genio questo. L'attaccante è stato eliminato. Benissimo. Che partita intelligente. Estasiante. Dai. Vision. Addirittura. Va bene. Certo, forse mi hai preso mira meglio. Vabbè. Dai, che lo salviamo, dai.
l'ostaggio. Tranquillo, in buone mani. Che brutta skill di Caveira. La barba, dai, facciamo 5 secondi. L'ostaggio non è stato trovato. E dopo che è stato trovato, siamo troppo morti. Se gemmero ovunque. Se ce n'è ancora uno, dove lo posso mettere? Vediamo. Attenti, la squadra d'attacco vede l'ostaggio. È solo una puntura. Dai, che ora che gli danno l'ostaggio. Amen, l'ho visto comunque. Cioè, ho visto come si è morto, ho visto da dove, ma non ancora non ho visto lui. Dove cazzo? Non ci credo! Dal buchetto che ha fatto quello! Ma guarda qua! Che cazzo! Cioè, allora, non mi ricordo chi dei nostri. Forse è il... Smoke ha fatto un buchetto nella porta e Twitch è passato, ha visto il buco e mi ha ucciso. Gli attaccanti perché stavo di spalle. Sono in possesso dell'ostaggio. Ma dai. La squadra d'attacco ha l'ostaggio. Vabbè, ciao. Gli attaccanti non hanno più l'ostaggio. Estrazione ostaggio riuscita. Missione fallita. Vabbè dai, oh, gli attaccanti sono i bravi perché devono salvare l'ostaggio, quindi ci sta che vincono. O sbaglio? What the fuck, Antonio? Null kill! Hai sentito che ha detto? Fuck Antonio, no kill. You wait next game to play. Dovete localizzare lo stadio. Che... Allora, ma lasciali stare che cavolo te ne freghi. Lo pensi. Ship garage. Round or at next? Libera. No, no, mi scoppiano il Twitch.
L'ho salvato. Ah, hanno nerfato il taser del Twitch? Da quanto? Vabbè, due botte se le ho preso. Riesci a salvarmi? Eh no. Thanks. 3v3, dai, si può fare. Cash, doors. Ecco, 3v2. Drone pronto. Buon salto. Rischioso ma ok. Devo cecchinarlo. Dai. Buono. Attento. Di fronte sta, sei? Si è spostato. Eccolo, 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 sono ancora lì, di fronte. Ha detto sì, sì, gira, 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 gira. Ultimo uomo per la squadra alleata. Girati. Là stava, a sinistra. Vabbè, dai. Pazienza. Cosa? Pingando un pochettino. Vabbè, dai, ora ci riprendiamo piano piano. Cos'è questa skin, quindi? Se magari apre. Mi piace sta zona. Che il Fordo qua non mi è mai piaciuto.
Vabbè, sì, infatti, Ibana sta bene. Che cosa sta scrivendo? Una Chadad un poco avversale. Come... cosa diavolo? Sì, lo so, non metto in dubbio. Dai, dai. Dovete individuare l'ostaggio. Mi hablano español. Don't worry. Don't worry. Secondo me se non vado. Comunque, 4 taser hanno lasciato al Twitch. Dai, cavolo, ne aveva 10. Da 10 a 4 nerf bruttissimo. Conferma, l'ostaggio è stato trovato. Secondi. Inserimento tra 5 secondi. Ostaggio in vista. Ok. Vediamo l'ostaggio. Quanto convenga. Io sto seguendo il nostro vizio, almeno c'è un po' di scudo. Non so se è una cosa saggia. Potrebbe non esserlo. Dove stai? Preso. No way. Buona. Squadra d'attacco ha eliminato i difensori. No way. Bella con la pistola, grande Blitz. Hai fatto una cosa buona allora a seguire il Blitz. Ci riprovo. No, aspetta, stavolta voglio mira. Che se oddio. Vabbè, salvataggio ci sta. E con lui col castle, adesso che ha visto il mute, incredibile. Ci parecchiamo tutto. Ah, scrivo una cosa al team. Please guys. Let's. Fortificate la stanza, dovete tenere lo stagio al sicuro. Allora, non so da dove iniziare. Potrebbe servire di qua? Potrebbe, come no, potrebbe. Il muro è rinforzato.
qui potrebbe, come non potrebbe. Ah, l'indecisione è più infinita. Posizione ostaggio compromessa. Rimangono 10 secondi. Muro rinforzato! Cioè, qui non ha senso. Potrebbe averlo qui, ma in parte, cioè. Chi è che me l'ha rotta? Ah, non me l'ha rotta, ho visto male. Me ne metto un altro, porca miseria. Me ne metto davvero un altro, che cavolo. All'angolo, bella. Così vedo di qua. Qua pure vedo proprio bene, vedo. Dai, 2 minuti ragazzi, si può fare. Si può fare. Eccolo. Quanti? Da 3 parti sono entrate. C'è addirittura quello sulla scala. Ce n'è uno dall'altra parte lì a destra. Interessante. Vabbè, stavolta ce l'hanno fatta noi. Non gliel'abbiamo fatta noi. 5-0. Stavolta mi sa che ce la fanno loro. Non 5-0, però vabbè. Una kill l'abbiamo fatta. Sto ancora pensando a quello di prima. What the fuck, Antonio? È stato bellissimo. Da. Banatecher. Castle Mute. C'è Zofia qua, simpaticissima amica. Dei giorni di sempre. Dovete recuperare l'ostaggio. Just a fucking moment. What happened? Oh, what the fuck? Scoppio del robot. Inserimento tra 10 secondi. Il drone. Non andare di là che c'è. L'inserimento. Oh. Sali, sali piano piano. Sali piano piano. Tentativo di salvataggio, ok. Trovate e recuperate l'ostaggio. Ah, non c'è nessuno più, tranquillo, non c'è nessuno più. Tutti sì che c'erano già ci sono.
Ti devo entrare? È rischioso, è rischioso. Cosa? Ostaggio trovato. È uscito da sotto e ci ha ucciso. Scusa, non dovrebbe esserci uscito un messaggio, non l'ho visto manco. Ecco lui che spara come un dannato. Sicuramente ci sarà qualcuno. Basta di quando carichi. Stanno sparando da ogni dove. Eccolo, 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 eccolo. Di fronte, di fronte, di fronte. Stordente. Vabbè. Si sta aspettando proprio. Pronto. Eccolo, 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 eccolo. Ai. Eccolo, 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 eccolo. Allora, dire, aspetta, vediamo se c'è qualcuno. È appena uscito, ha sparato. GG. Dai, dai, Counter Strike. Ma ah, dai, ma che cazzo di kill che stiamo prendendo? Proprio della serie, aspetta che ti sparo in fronte. Guarda quest'altro. Madonna, che nabbi. Che siamo tutti, quindi. Non si salva nessuno qua. Guarda qua, che copertura fantastica. Oh mio Dio. Io ci riprovo con questo qua. Lui con Legion, incredibile. Dai, dai, che stiamo partendo tanto bene. Dovete tenere l'ostaggio al sicuro. Vabbè, lascia stare, ho visto cose allucinanti in questo game. Tutti. Vedere cosa c'è dietro qua, se serve. Dovrebbe servire. Allora, qui non serve. Qui potrebbe servire. Infatti la metto di qua. 10 secondi. Che potrebbero entrare. L'ostaggio non è stato trovato. Qui non, secondo me non serve a niente qui. Oddio, qui fortificherei io, eh. Vabbè, vabbè, lasciamo, lasciamo. Vabbè, se ce n'è uno mettila qua. Qua vedo bene io. Ma voglio stare coperto, maledizione. Non possiamo stare aperti qua, dai. Cos'è sta porcheria? Ma veramente aperti stiamo? Ma perché la gente è così? Devo cambiare caricatore. Sensore cardiaco in uso. Un nuovo caricatore!
Madonna, il Vector quanto spara. Attenti, la squadra d'attacco vede l'ostaggio. Mannaggia. Pulse in front of you. Pulse in front of you. Yes. In front of you chi? Pulse. Ah, pulse hai detto. Sicuro che sta lì? Sì, sì, l'ho visto. L'ho visto pure. L'ha visto pure lui. Sta in quell'angolo. Comunque, tipo, questo grande. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Comunque dico, puoi smontarti su, su Discord se vuoi. Cosa? Su Discord se vuoi, puoi dirla qualche parolina così. No, non riesco perché in pratica... Senza che parli in, in chat in game, capito? Ma non riesco in Discord. Perché? Cos'è il problema? Qual è il problema? In pratica c'ho le... No, ti sento tagliato. Ti sento tagliato, non so cioè non sto capendo. Allora, sto dicendo che ho le bits collegate come cuffie. Senti? Sì, e quindi qual è il problema che ho le bits? Perché è... Dovete proteggere lo stadio. Cioè, come stai parlando, voglio dire, adesso in game puoi parlare tranquillamente anche su Discord. No, di nuovo qui, che posto di merda. Posizione ostaggio. Cioè non c'è posto peggiore. Ah, oh dai, chi è che l'ha lanciata? Siamo a 10 secondi. Se mi ha tolto 10 di vita, 9. Qualche restauro. My life, my life. La squadra d'attacco ha un contatto vicino con l'ostaggio. Muro rinforzato. Eccolo, sta entrando in montagna di qua. Ce n'è un altro là. Madonna! Tu sei ucciso. Ma di là ce n'è qualcun altro? Sì, di qua sì. Ingamelo. Bomba, porco. Il tempo di dire bomba esplosa, è incredibile. Due sono, in due sono di là. Porca miseria.
Ciao Frost. Che cavolo sta facendo qua questo? Va salvo. Anto, allora, hai visto dove stavo io? Li vedevo tutti e due da lì. Vedevo tutti e due. Sì, 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 lì di fronte, fronte, fronte. È noccato, è noccato. Attento che di fronte lì c'era un altro, sai? Cioè, prima ce n'era un altro, adesso non so se... Si è spostato forse a sinistra. Destra, sinistra, destra, destra dovrebbe stare. Qua dietro deve stare. A destra. Eccolo. Di fronte, guarda un attimo di fronte a te. Di fronte, se entrano di là, sei sicuro? Guarda un attimo di fronte allo specchio. Secondo me sta girando, sì, sta girando qua vicino. Nell'angolo destro. Io lo sento da qui. Operatore alleato rimasto. Da dietro, attento da dietro o da destra. Qui subito alla destra, sì. Eccolo, eccolo, due sono due. Dai, 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 dai. Peccato. No, peccato. Missione fallita. Difensori uccisi. Peccato, erano fattibili. Lo so, so che erano due, però forse se li avessi preso subito ce l'avresti fatto. Vabbè, dai, un'altra me la faccio. Ma quello, che nervi. Cioè, non ho manco finito di dire bomba esplosa subito. È incredibile. Cioè, non hai manco il tempo di muoverti. Se no proviamo una terroristi. Sì, forse sì. Cioè, io ti dicevo destra per farti capire dove stavano. Potevi anche uscire, però... Saresti potuto uscire dall'altra parte. Sì, perché c'ho da fare... Tre missioni con i terroristi. Vabbè, dai, poi le faccio, nel caso. Lo so, che cazzo... Stavi un attimino... incastrato. Vabbè. Allora, dove che sta Kiria qua? Dove cavolo sta? Vabbè. Sì, sì. Lo so. Ma io, porca miseria, mi piace un sacco il fucile di mira. Ci riprovo. Ma come cazzo è là? Faredda. In this diary of chain. Sì, è uno spettacolo. Purtroppo le munizioni se le consumo come la Ferrari si consuma la benzina, per la miseria. Che sono talmente potenti e veloci che in 2 secondi ti ritrovi... Difendete le bombe. Acciderbo cosa? Comunque attento a quello che dici, perché questi sono giapponesi, non sono cinesi. Te l'ho detto prima, però adesso te lo merito. Madonna, ma finisco le munizioni soltanto per sparare il coso qua. Ciao. Che cazzo è? Cambio caricatore. Allora,
tutti e tre li uccisi praticamente. Siamo a 10 secondi. Lì non serve. 5 secondi. Bomba localizzata. Qui dove? Fammi un attimo il spot. Dove? Dove lo vuoi? Toh. Dove lo vuoi? Meno, sennò rientro. Già sto sentendo rompere. Mi muoio. Vabbè, stavo aspettando quello. Se lo dicevi prima te lo mettevo. Perché va tutto quel giro? Stavo cercando di entrare dall'altra porta. Vabbè. Porca miseria, mi rendo niente. Che se l'ho un fucile bello. Tutte le parti stanno sparando. Un operatore alleato in alto. Madonna. Missione fallita. Quella è andata convinta. Morta malissimo. Dai, ma che cazzo. Ma che. Boh. Tutto buggato ancora sto cazzo di gioco. Oggi vado di Thatcher, c'è poco da fare. Lo so, solo oggi, se non lo usi mai, no, Ibana. Montagna, ma chi è quello di prima? Quello che ci è capitato contro prima, per caso? Dobbiamo individuare una bomba. Beh, vabbè. Il drone alleato ha trovato una bomba. Buono. Ma come nessun nemico rilevato? Tutti qua stanno. Ho trovato una bomba. Ancora 10 secondi. Ancora 5 secondi. L'innescatore è di nuovo nostro. Bomba individuata. L'obiettivo è raggiungerla e disinnescarla. Voglio buttarmi da qui però. Ma non ci cacciamo qui. In 5. Come siamo spawnati sull'aereo? Intimira, senti. Bravo. Ultimo uomo per la squadra alleata.
attaccante è stato eliminato. Dai. I rush così sono quasi impossibili da gestire. Allora, Tachanka, vabbò. Sto skin c'ha gusti un po' strani. Ma va bene, va bene. Difendete le bombe. Di conseguenza. Nuovo fito. Aspetta di qua. Io metterei una qui. Siamo a 10 secondi. Perché di qua scendono? Che l'entrata è. Siamo a 5 secondi. Tranquilla, una, l'altra sta lì. E una la metto qua. Operatore alleato rimasto. Madonna. Missione fallita. Sono stati bravi, sì. Penso che io e quello siamo arrivati primi alla parità di punti, io con una kill. Abbiamo fatto schifo proprio, abbiamo fatto. Dai, me ne faccio un altro e poi mi sa che stacco. Sì, facciamo l'ultimo, dai. Vediamo di vincerla. Dai, se un altro qualche kill ce la siamo sparata, va. Almeno qualcuno. Senza dire di essere proprio stati asciutto. Senza nessuna kill. Così ci facciamo anche una cassetta, va, se vinciamo un pacchetto. Ho comprato dall'operatore mentre partiva la partita. Quale? In pratica, morale della favola. No, nell'operatore né so. Perché? Stai scherzando? E non me l'ha caricato. Hai perso i soldi senza avere l'operatore? Che cosa? No, vabbè. Ti prego, reporta. Reporta. E come si fa? Vabbè, non lo so, prova. Priscopivit. Ok. Vabbè. Dicevo. Non so, prova a scrivere a Blizzard. Blizzard, scusa. Qua. A Ubisoft, magari. Ubisoft Support, magari ti dicono qualcosa, che non so, ti ridanno i soldi, boh. O ti sbloccano l'operatore.
Ma non lo faranno mai, lo sai, vero? È strano, molto strano. Sicuramente, ma non so, magari se riavvi il gioco te lo ricarica. Possibile. Mi sembra davvero strano. Sì, vedi, vedi, perché è strano. Dovete localizzare l'ostaggio. Io vado sotto, non ci sono mai. C'è un'anima viva qua sotto. Ostaggio individuato. Ok. Primo piano. Mi hanno sparato, ma avevo visto qualcuno. Ancora 10 secondi. Eccoli, ecco. Inserimento tra 5 secondi. Mi rompono sicuro. Ostaggio in vista. Caputtana, mi hanno rotto all'istante, mi hanno rotto. Vai, entra, entra, pulito, entra. Dove è pulito? C'è solo uno dove ti ho pingato. Sì, lo so. Io infatti quello sto cercando. Come? Cazzo, a sinistra. Vabbè dai, non mi dica che perdiamo. Vai, 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 vai. Ultimo uomo per la squadra alleata. Frontale ce n'è uno, sai? L'attaccante è stato eliminato. Vabbè dai, ci riproviamo ancora una volta. Boh. Lo dico sempre io. Ma ci menzioni in meta? Forse non ha colpito proprio quel punto lì. Che ne so. Dovete proteggere l'ostaggio. Rinforzate la stanza. Muro fortificato. Levi di mezzo. Prepararsi all'assalto. Azione compressione aria. Mancano 10 secondi. Mettimi un mira sul ping. Siamo a 5 secondi. Attenti, la squadra. No, 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 non rinforzare. No, 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 no.
Non lo posso mettere. Solo un No. Qua. Qua? Sul muro? Lì c'è spazio insufficiente. Non lo posso mettere lì. Io lo puoi mettere. Qui lo posso mettere. Qui lo posso mettere. Fare qualche restauro. Qua c'è la botola, mannaggia. Ok, l'abbiamo fatta. Che è parking lot. Sì, sì. Chi? Dove? Dove l'hanno ucciso? Da sopra l'hanno killato, da sopra, attento, sei. È aperto da sopra. Ma questi sono stupidi però. Help, please, help. Il diavolo. Sensori eliminati. Missione fallita. Ma cos'è questo imbarazzo di cosa? Confusare non posso. Unloved Scientist è stato bannato da Battle Eye. Che cavolo. Ogni tanto vedi qualcuno che viene bannato. Senza motivo. Mi sa che dove stavano prima stanno. Anzi no, qua ancora non c'è nessuno. Sentiti di là però. No? Sentiti là. Sopra stanno, sopra. Ancora 10 secondi. Conferma, l'ostaggio è stato trovato. Ancora 5 secondi. Ostaggio trovato. Dove lo sono?
Eccolo, ce n'è uno. A sinistra, ok, che ho di fronte qua. Era la scrivania dietro. Posso di quella sinistra. Porta sinistra. Occhio. Oh. Sì. Occhio che sta venendo. Cazzo. Che ha fatto il tempo rimasto a girarsi. Ultimo uomo per la squadra alleata. Alla spalla è malissimo. No. Poi mi vado a letto. Sì, dai, bella. Oh, ci becchiamo. Ciao ciao. Possiamo spostarci su Fortnite, come dicevo prima. Allora, allora scusate un attimo. For anyone. Allora. Allora, Discord, eccolo. Non beccarlo se no qua. Allora. Oh.
Allora, troviamo. Che discorso mi devi lasciare, tanto possiamo farla direttamente nel gioco. Oh. Amico, porco il tuo porco. Te l'hai posto di tutto. Cosa t'ho detto? Non me l'avevi detto. Ciccione. Serioso? Ah, visto che il microfono è così imbattibile. Aggiungi miei amici. Già prima, però, finisco questa e giochiamo. Grazie. Perché non esce la chatbox? Fa 3 Dark. Oh, che yeah, hanno messo le cose nuove, non le ho viste. Lascia la zona. Allora. Parlare direttamente del gioco oppure puoi togliere direttamente il posto. Esatto, il signor novembre. Va bene, invitati tutti. Allora scusate un attimo, dai raga, 95 super, quasi vinta, cerchiamo di arrivare più molti finalmente per loro. Allora, che cosa diavolo stavo a fare? Ci siamo. Sentite al male stasera, se si gioca. Ok. Gestire il giocare indirizzo. Certo. Cosa? Perché sono finito qui? Non sto capendo. Ah, ok. Forse ho capito. Allora. Ce l'ho questa cosa, perché non mi sta facendo.
devo collegare da qui, credo. Fatto. Mi stanno dando ricompense, ragazzi. Allora, che cos'è sta cosa di Twitch Prime adesso? Se c'è qualcosa legato ad Amazon e a Fortnite in questo momento. Voglio scoprire la mia ricompensa. Ah, ok, va bene. Questa dovrei averla già fatta. Ok. Stazioni. Vabbè, grazie. Questo qua lo sapevamo già. Allora, facciamo una cosa intelligente. Tanto io avvio. Cos'è questa impostazione qua? C'è l'elemento software versione ne fa click versione di più. Di nuovo? Aggiornamento, che devo aggiornare di nuovo. Oh, ok. Dai, avviamo allora. Easy, easy. Lemon squeeze. Hello, Oni. Sì, dai, sì. Diciamo molto a posto. Poi al pomeriggio ho giocato due partite con un mio amico, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo pareggiata, quindi sicuramente, come dire, ho un attimino interrotto la striscia brutta che avevamo accumulato. E sono 4 punti dal platino. Sì, dai, sono pericciotto, diciamo. 4 punti dal platino e mo sto facendo così qualche partita su Fortnite. Prima ho giocato un po' a Rainbow Six perché c'era mio cugino, visto che mi chiede spesso di giocare, non ci becchiamo quasi mai. Ho detto dai, giochiamo un po' a Rainbow oggi. E ora sto su Fortnite pure per cambiare un po'. Poi perché ho paura di andare in live in ranked da solo quindi ormai non credo che lo farò, cioè non so se trovo qualcuno per giocare di bravo, sì, da solo forse proverei a farne soltanto uno, ma se vedo che quella la perdo non la faccio più. Un po' di Fortnite. Guarda, veramente è stato drammatico. Ieri è stato un giorno da dimenticare proprio. Cambio il gioco e poi a caso dopo forse lo farò, ma vediamo perché indeciso sono indeciso, ma come ho detto nel caso ne faccio soltanto una e come va perché vorrei riprendermi questo maledettissimo platino. Cioè sarebbe bene riprenderselo già sino dal giorno dopo placement, però vabbè dai, ma vediamo un po' come si mettono le cose. Ok, questo dovrei averlo updateato. Dimmi se, perché adesso ho scaricato un nuovo programma per lo streaming.
Lo so. Dai, tranquillo, riposati. Vai, stai tranquillo, ributtati sul letto. Niente, se ti va di seguirmi, io sono qui, faccio un po' di Fortnite, ti do un po' di schifo perché comunque Fortnite ho giocato pochissime volte, però mi piace come gioco, vorrei impararlo. Ma anch'io troppo mi butto giù. Allora, non so, mi è sempre piaciuto perché l'ho scaricato, diciamo, ai primi tempi. Va bene, tranquillo, vai da cella. Io intanto aggiorno un attimo la pagina, vediamo se mi ha cambiato titolo e opera. Aggiornamenti. Vicino a costume, un torso decorativo, ok. Ok. Oh, un pacchetto. Grazie per aver collegato il tuo account Twitch Prime. Ok, quindi io cosa so? Ho sbloccato il costume da pioniere. Bello, mi piace. Cos'è questo? Vado, quanto devo girare? Devo fare 3000 giri, cioè gli FPS così bassi? Gli FPS. Ma come cavolo è che il gioco non è in full screen? Allora, scusate un attimo. Innanzitutto, piccozza qua. Oh, wow, attenzione. Ok, allora. Io non so niente però di tutto ciò. Allora, le cose che ho beccato oggi, quali sono? Mi piace di più questo. Divertentissimo. Ok, adesso uso questo. Dark con Y si parla. Ah, con Y. Sto parlando adesso? Sì. Ok, perfetto, grazie dell'informazione perché sono abbastanza nabbo. Vabbè, tutto easy alla fine. Comunque aspetta, vado a prendermi l'acqua che sto morendo di sete. Sì, no, beh, il gioco lo conosco, nel senso è che le feature non le so bene, ecco. Ma sai cosa? Forse mi piace di più questo. È più figo, no? So perché nel DPI, qua nel movimento c'è un DPI bassissimo per la miseria. Vabbè. Sì, dai, lasciamo questo che è più bello. Oh, sto coso. Dai, questo qui. No. Ah, lei abbiamo detto che abbiamo messo questo qui. Che è viola. Questo qua abbiamo detto che. Chimè. Questo qui. Bella zia. Niente, io stavo vedendo skin, cose, robe, non so manco io. Mi hanno dato la skin con Twitch Prime. Ma c'è un modo per vedere che sto parlando? Niente, non lo sapremo mai. Dicevo, c'è un modo per vedere che sto parlando? Sì, ok. Accanto al nome si illumina l'icona, perfetto. Cavolo sto? Allora, scusa un attimo. Sto con 5 di. Ah, allora.
Sì. Dove vuoi scendere? Dove vuoi scendere? Dove vuoi scendere? Qua. Ok. In particolare che cosa non sai? Ah, non è che c'è qualcosa che non so, semplicemente ho giocato ancora poche volte, quindi niente, magari devo spraticarmi di più. No, tipo ad esempio, che ne so, farti capire, tra i tre materiali il più buono è il legno. Ecco, per esempio questo non so se lo sapevo. Poi c'è il fatto che comunque se stai tipo in una casa, tutte le cose di legno che ci sono, se le rompi arrivi già a 150, per farti capire. Invece con legno, cioè con l'alberetto, prendi, che ne so, 40-50. Ok. Comunque vedo che c'è una buona qualità storia. Iniziamo benissimo, che già ho trovato un fucile. Io sto lootando intanto. Hai visto atterrare qualcuno? No, sinceramente. Si possono sempre servire. Pozione. Per esempio, adesso ho trovato una pozione. Che dici? Mi conviene già... cioè, sì. Bella? Di solito si dovrebbero tenere tipo... un rifle, due fucili a pompa o uno se ti trovi meglio. Ho trovato una mitragliatrice o un pompa e un... no, la mitragliatrice la puoi buttare nel cesso, tipo. Davvero? No. Cioè, intendi la mitragliatrice quella grande? O quella piccolina? È una grande, sì. Aspetta, come faccio a sapere come si chiama? Buttala a terra e leggi. Come diavolo si buttavano a terra le cose? Ricordami il tasto per buttarla? Alt. Oh, dice proprio mitragliatrice, arma a distanza, arma esplosiva. Epica, boh. Vabbè, mo vengo io. Vediamo qual è. Allora, questa qui. Puoi buttarla nel cesso. Perché? È carina. Questa è buona. Quella l'ho trovata. Guarda, ho trovato questa qui. Che è la sesta praticamente. Poi voglio vedere come funziona sta mitragliatrice. Sì, effettivamente c'è il fuoco un po' lento. Però fidati, non è male quella. Se ce l'hai davanti, praticamente gli butti tutto il caricatore addosso ed è morto. Appunto, perciò non la vorrei buttare ancora. Però adesso ho trovato... non so, cioè... sono deciso tra il fucile a pompa e una pistoletta dorata che ho trovato. Il fucile a pompa ti serve.
Senza di quello non è un cazzo. Però ho trovato una pistola pesante leggendaria. Pistola pesante dovrebbe essere quella là, tipo con i cosi del cecco, se non sbaglio. Vediamo. Sì, questa è buona. Se non è buona mira, puoi usarla tranquillamente. Cosa dovrei lasciare secondo te? C'ho... Fucile a pompa poco, ma sicuro no. Fucile a pompa no, ok. C'ho un fucile d'assalto. A sto punto o lascia tipo la mitraglietta e ti prendi quella. Dici? E se lascio il fucile d'assalto? Pure i spray ci sono. Sono fottuto da me. Però... c'è un tizio. L'ho ucciso. Perché c'ho poche munizioni? Buono, buono. Vabbè, io ci provo con sto fucile. Vediamo. È difficile. Vabbè, dai. Sì, questo diciamo che ha il coso un po' più stretto, quindi è più... La safe, cazzo, la safe. Muoviti, muoviti. Andiamocene, 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 andiamocene. Corriamo, porca Eva. Proprio visto che... È molto, molto, molto far. E siamo fottuti, un po' lontana. Minchia, dici che moriamo già? Che palle. No. E che altro prenderemo un po' di danni. Per esempio io c'ho 8 scudo, diciamo, 8 pozioni da scudo. Le uso tutte? Quando non mi riempio non le puoi usare. Ah, ok. No, se tipo hai gli shield, cioè hai gli shieldini tipo quelli piccolini, ne puoi usare 2. Poi se c'è quello grande, ne puoi usare sempre 2 da 50. Ok. Poi va. Le bende ne puoi usare massimo 4-5 perché ricarica praticamente la vita fino a 75. Okay. E vabbè, il medic invece ti cura tutto il 100%. Con le bende sto un po' nella merda perché non ne ho in sostanza. Vediamo, aspetta se ce la facciamo. Beh sì, allora pensiamo ad arrivare, dai, dopo vediamo. Eh no, perché te le droppo nel caso, perché io ne ho 10. Sì, dico dopo, mo pensiamo ad arrivare, se arriviamo. No, ma le puoi usare mentre stai nella tempesta. Ok. Beh, tu quante ce l'hai? No, perché ce la facciamo. Vediamo. Vabbè, beh. Io... Siamo droppati proprio lontanissimi, porca Eva. Dicevo, siamo droppati proprio lontani, che cazzo. Vabbè, ma più che altro siamo stati di mezz'ora, dovevamo... Sì, infatti. Ci sei? Io c'ho 8 di vita, non so se mi spiego. Vieni che te le droppo. Cerca di entrare qua sopra, ce la fai? Yep. Ah, grazie. Mi sa che devo usarle tutte. E vabbè, a posto. Ne abbiamo praticamente 2 a nord-est che si stanno sparando. Nord-est.
Quindi, se premo F1 cosa succede? Ho sbagliato qualcosa. Che cazzo ho fatto allora? Allora, aspetta. La se... Porco mondo! Dobbiamo correre di nuovo in safe. Eh sì. Adesso si è fatto i palazzi, si è fatto quello. Siamo morti, lo sai? Sì, lo so, lo so. Vabbè. Diciamo che è iniziata di merda ed è finita tale. Vabbè, come prima partita... No, non ho visto la safe. Infatti, manco io. Come prima partita direi che è andata abbastanza bene, dai. Siamo arrivati tra i primi 17. O sbaglio? No, mi imbroglio un po' con... Nice, safe. Mi imbroglio un po' col creare... I cose là, i muri. Se premi Q crei la protezione, no? I muri. Dico, se premi Q usi le protezioni per i muri, giusto? Crei i muri. Ma come dovresti fare per gestirli poi? Tipo, visto che c'è scritto F1, F2, quelle cose lì. Hai sentito che ho detto? No. Dicevo, quando la Q premi i muri, fai i muri, giusto? Ma poi come dovresti fare per gestirli? Perché vedo che c'è scritto F1, F2, cose strane. Ah, no, vabbè, ma stai vedendo da me, tipo? No, no, in generale, quando premo Q mi dice di premere F1 per fare i muri in un certo modo. Sì, praticamente c'ha... Cioè, devi cambiare i tasti, perché quelli base che ci sono praticamente fan cagare. Tu hai ecco, tipo infatti. Un mouse con i cosi laterali, tipo? Sì, sì, ce l'ho tutti e due, sì, sì. Io, non lo so, ti do un consiglio, però in realtà non so se va bene o meno, però io mi trovo una meraviglia. Ad esempio, con la Q, io basta che premo Q, e vabbè, il tasto del mouse mi costruisce sotto. Invece scendiamo. Col tastino all'insù... Mi fa praticamente le scale. E poi con quello di sotto mi fa le costruzioni laterali. Boh, proviamo ad andare ad approdo. Ok. Dove sta approdo? Ah, dall'altra parte, ok. Che siamo lontani di nuovo. No, non andiamo più ad approdo. Dove andiamo? Dove andiamo? Siamo qua sotto. Ok, comunque per i tasti vedo dopo, dai. La safe è vicina, che culo, no? Ma attenzione che sta gente. Sì. Eccola. Lo so. Sta proprio lì. Thank you.
Avevano il fucile a pompa. Lo so, infatti a me mi ha ucciso perché aveva il fucile a pompa. Io c'avevo solo la pistola. Ho fatto un po' di danno, ma che cazzo ne so? Cioè, Purtroppo il fucile a pompa è basta che ti prenda in testa e ti ha ucciso. Ho notato. Infatti è l'arma tipo più bastarda del mondo. Devo provare il gruppo così almeno provi un po' le armi. Che diciamo è meno... Sì. Pesante. Incremento punti esperienza del 70% hai? Sì. Nice. Io ho shoppato tipo il... Il plus. Cioè. Ah, ok. Plus. Cosa c'hai in più? Plus. Praticamente ti danno tipo un botto di cose. Tra skin, tra emote. Okay. Eccetera, eccetera. Okay, però, okay, ovviamente, okay. Tu. Ovviamente, però, tu devi tipo. Fare le quest. Quindi, se quello ti dice uccidi, che ne so, 5 persone con il fucile a pompa, okay, tu devi uccidere. Okay. Sì. Avanzare, minchia, la più brutta che sinceramente non mi piace per niente è quella del cecchino. E cosa fa questo cecchino? Praticamente stava quella del cecchino che dovevi fare praticamente 500 danni con il cecchino, che sarebbero alla fine 500, sarebbero che ne so 5 headshot col cecco. Per fartela breve, perché così prima. Proviamo al Pacifico, al parco. Ok. Dai. Ah, ma siamo in 3 adesso? Ah, siamo in 4, ok. Sì, ho messo quella di... Ma ci sentono gli altri? Sì. Ma non sappiamo chi sono, o li conosci? No, non sappiamo chi sono. Bella, ragazzi, ciao. Nice to meet you. Niente, loro non sono felici però. Ma qui puoi strisciare, abbassarti proprio? Cioè... No. No, ok, solo il crouch c'è. Cioè. Sì. Aspetta che ti do uno scildino. Sì, sto un po' della merda effettivamente. Ark! Ehi, dica, dove sei? Qui. Salve. Che cavolo vuole questo? L'hai visto lo scildino a terra? Ah, oh, ok, sì, non l'avevo visto prima. Thanks. Quindi ne uso due di questi, che dici? Usa gli scildini, sì. Più di due di quelli piccoli non li puoi usare. Sì, di solito ne uso sempre due.
Ok, ecco. Vabbè, oddio, non è male con la rotellina del mouse, li puoi spostare. Dico, non è male con la rotellina del mouse, puoi spostare tipo F1 e F2 e li puoi selezionare anche così le forme dei muri che vuoi costruire. Non è male. Non lo so, sinceramente, perché non ci ho mai provato, l'ho cambiato direttamente subito perché mi faceva proprio schifo. Sì, andare a premere F1 e F2 sì, però se cambi con la rotellina è molto più easy. Sì. Devo lutare, io sto messo male proprio. Ovviamente c'è da posto da qualcuno di qua. Chi mi segue questo? Ecco, ad esempio, quello lo puoi bere tranquillamente. Bevilo! Che è? Cosa? Ok. Quello del 50 lo puoi bere. Ok, ok. Ogni tanto sbaglio tasti e parlo da solo, porca Eva. Una zona un po' di merda comunque. Merda. Figa del mo. Sì, per carità, ma mi stanno fregando tutti i loot. Ah beh, sì. Devi essere fast. Lo so. Vabbè, poi c'è quello là che comunque ti dà qualcosa se ce l'ha in più. Sì, sicuramente. Perché tanto andrebbe buttata squadra per squadra e me la dà a me. In arma più o meno quanti legni si dovrebbe avere? Circa. Arriva fino a 900. Le 1000. Quanti ne hai tu adesso? Giusto per capire. Io ne ho quasi 400. Ok, quindi devo farmarne di più. Io ne ho 120, tipo. Sì, devi farmare di più nelle case. Distruggi quello che trovi in casa. Sì. Questo però... Ma se prendo mattoni buono lo stesso? Sì. I mattoni diciamo che sono più lenti a costruire, però. Niente, però sono più resistenti, diciamo. Eh sì. Anche se il legno è il migliore. Se ti voglio prendere il legno dell'albero? Puoi. Sì, perfetto. Oh, quante cose di legno. Perché aprire una porta quando la puoi rompere?
radendo al suolo città intera, come se. Soddisfatto. Anche se ho armi di merda, ma va bene. Stanno sparando, aiuto! Ce la fai, immagino, no? Che bello. Che morte bellissima. Ma io non ho capito che cazzo stavano a fare sti stronzi. So, bella domanda. Dai, è un'altra mafo. Voglio fare una cavolo di kill, maledizione. Eh sì. C'è un modo per vedere il livello degli altri? Il livello... Ah no. E il livello mio? Sì, lo vedi direttamente nella lobby. Ma solo in lobby? Eh sì, è il profilo alla fine. Ok. Hello guys. Hello man. Sorry, I'm Russian. I can do speak English. Oh, okay, okay, don't worry. Mafa, no Russian. yeah, I remember at school he was really good with Russian. Here, 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 here! Fuck, 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 fuck! Help, Mafa, help! Can you help me? Cerco di arrivare. Thanks. Nice.
La scena mi hanno manco fatto prendere niente che mi hanno ucciso. Thanks. Attento anche dietro c'è le... Sinistra, sinistra. Ce ne sono tanti. C'è uno anche a sinistra. Sulle scale, proprio lì. Eccolo, vestito di nero. Ma do 30.000 sono in realtà. Che zona di merda però. Sì, vabbè. Abbiamo preso la zona peggiore che poteva esistere. Mio Dio. Il mio tipo è conosciuta per tipo due armi in tutta quella zona. No, anche lì, cioè io non neanche ho preso la un'arma qualsiasi. Sono sceso col paraurti e già mi stavano uccidendo. Vabbè, dai, ci rifaremo. Che roba interessante. Sarebbe figo se potessi avere tutti gli oggetti che raccogli qui. Tasto per le emote? Qual è il tasto per le emote? B. Scendiamo al Pacifico. Ma un'arma, no?
Beh, ho sbagliato. Assolutamente. Non ho ad avere sbagli. Io voglio il safe. Ecco, bravissimo. Ci sono rimasto già una volta, non ci rimarrò più. Una granata nel caso dovesse servire. C4. Porca miseria, non ho armi buone. Cosa non mi piace per niente. Sono buggato su un albero. Qua vedo che hanno costruito, attenzione. C'è uno. Dov'è? Mi ha ucciso. È stato dentro il capannone. Non so come diavolo abbia fatto perché l'ho scaricato il caricatore da addosso.
Ci sta killando tutti praticamente. Ma ce ne sta un altro, sta uno da sinistra e uno da destra. Sì, hai visto. Ottimo. Ottimo, direi. Perfetto. Dai, me ne faccio un altro. Sì, infatti, pure io. No, io più che altro c'ho sonno. Sì, faccio questo a posto. Al limite mi faccio un arcade o Overwatch, ma buzzo. Che schifo Overwatch. Aha. Tra l'altro prima ho scritto a Maffa e non eri tu. Sì, sta usando Nana quello. Ah, un amico tuo? Sì. Ok. Forse ho detto, ma che cazzo ho sbagliato a scrivere? Ho sbagliato persona. Più che altro comunque non... diciamo che... così mai, alla fine uso sempre Subaru, quindi ho detto fai che cazzo vuoi, gioca, fai quello che vuoi, se ti serve gioca. Sì, ho capito. Infatti alla fine non mi cambia niente. No, giusto per sapere a chi scrivere, capito, se in caso dovesse... Sì. Ma come faccio a decidere se voglio usare legno, ferro o mattoni? C'è un modo per decidere? E praticamente devi switchare col tasto destro del mouse. Man mano ti cambia tipo i cosi. E di solito lo fa anche in automatico se ad esempio non hai più materiali. Ok. Ma stanno scendendo gli altri? Credo di sì. Dietro. Behind. Vabbè. Attenzione, ma fa spacca tutto. Dalla porta e muoio. Sì, infatti. Dai, vediamo. Dai, che ce la puoi fare uccidere nel 76. Quanti? 75. Sicuro. Adesso sono 72, dai. Un cratere è caduto qua. Che cosa diavolo hai preso? Super salto? Sì. Ma l'hai fatta mai la modalità di Thanos? No. Cioè l'ho fatta tipo 3 volte e sto ancora tiltata. Perché?
Perché non riesci a trovare il guanto? Perché non riesco tipo a trovare il guanto, la gemma in tempo, non lo so, usarla. Vabbè, è chiaro. Ma come faccio a selezionare quella modalità nel caso di questo? Lobby? Nella lobby? Madonna, che headshot, ma si cattiva proprio. Aia, no! Le spalle proprio. Che bastardo, vero? A codardi. Ad esempio, se io da qui voglio selezionare la modalità di Thanos, come dovrei fare? Dove sta squadre, riempi, clicca e vai sul guanto dell'infinito, fai accetta e poi starti la partita. Ok, ok, squadre dov'è che sta, scusa? Sulla destra. Dove c'è la nuova modalità disponibile. Ah, ok. Ah, ok, sì. Tu clic. Ok. Però dici che non lo posso fare, non sei il leader del... Ah, ok, vabbè, giustamente. Quindi stai andando a dormire? Sì. Dai, io voglio provarmela sta modalità, sono curioso. Vada. K, quindi... niente, dai, lascio il gruppo e sì, ci dai, becchiamo. Poi ci becchiamo domani pomeriggio, qualcosa, e vediamo sì, un sì, po' dai, com'è. Ci becchiamo sui giorni, dai. Tanto ci sentiamo. Bella zia. Ciao, buonanotte. Dai che siamo curiosi. Allora, come diavolo ho fatto? Ah, è proprio come il coso di Overwatch. Ok. Dai. Scendiamo da soli. Decidiamo. Pacifico di nuovo. Dai che mi piace, però la safe è lì. Ci sarà un casino impressionante. Provo a farmi sta zona qui da solo. Dai. Mi faccio questa meglio. Che comunque è sempre questa qui, ovviamente. Se c'è qualcuno, sembrerebbe di no.
E invece... Prendila, prendila. Allora. Hanno già trovato Thanos. Fammi capire una cosa. Ok, non è, dai, cioè non è difficile, è immediato direi. Però cazzo, la safe. Ottimo, va bene, dai. Sai cosa? Forse mi faccio una... Niente, non mi faccio niente, dai, andiamo, chiudiamo sta live. Bella a tutti, ragazzi. Lane, scusate, che mangerò, che vabbè. Dai, sono felice di questo nuovo metodo per OBS. E niente, dai. Buonanotte a tutti. Aspetta, c'è qualcuno da stare? Ancora Maffa in live? Vabbè. Allora, live. Che non trovo più il tasto. Ok. Niente, ragazzi. Notte.